settimana scorsa non siamo qui nel nostro studio, ma siamo all'esterno dei nostri studi, come sempre per raccontarvi tutto quello che succede qui nella nostra città. I nostri ospiti di oggi, ve li presento subito, sono qui con noi per raccontarci una bellissima esperienza a cui vogliamo appunto dare spazio. Sto parlando di Agesol Onlus, un'associazione che opera nelle carceri, e qui con me abbiamo Licia Roselli, buongiorno Licia, e Corrado Cohen, buongiorno. Grazie mille davvero di essere qui ospiti, finalmente, anzi vi dico, siete i miei primi ospiti fisici, basta questi collegamenti con tutte le app del mondo, finalmente sono contento di vedervi qui. Un po' distanziati, va bene, ci siamo, ormai tutti vaccinati per fortuna, quindi certo, riusciamo anche a gestirci più facilmente, ma protagonisti non siamo noi i nostri vaccini quest'oggi, ma Agesol. Che cos'è Licia Agesol? Allora, Agesol è un'associazione onlus e diciamo che è figlia di un'altra Agesol che era stata fondata a San Vittore da un gruppo di detenuti già nel 1998, che è stata operativa fino al 2013 e poi l'esperienza si è conclusa, ma non si è conclusa la mia attività in carcere, che già facevo dal 93, e diciamo che a un certo punto, continuando a fare questa attività in carcere, e soprattutto il settore che curavo io era l'informazione sul mercato del lavoro, le opportunità, così ho incontrato un gruppo di detenuti che, un po' conoscendo la mia storia, un po' cercando di reinventarsi una storia diversa una volta fuori dal carcere, hanno pensato a un progetto che stavolta non era più solo limitato all'incontro domanda-offerta di lavoro, ma soprattutto cercare di creare i detenuti protagonisti della loro vita e quindi provare anche a reinventarsi come imprenditori. Si arriva tanto perché il carcere è un luogo chiuso, è un luogo segregato e soprattutto è un luogo infantilizzante della persona. Bisogna chiedere tutto, anche una pastiglia per il mal di testa, bisogna fare una domandina, e quindi anche una breve detenzione, ma purtroppo ci sono anche detenzioni un po' più lunghe, veramente depriva la persona delle proprie risorse, no? E quindi proprio si deve reinventare completamente. Cioè, io ho conosciuto detenuti che hanno fatto anche anni dentro, che non sapevano neanche stare all'aria aperta, non erano più capaci di prendere un tram, era tutto nuovo, no? E quindi cercare casa, lavoro, riallacciare i legami familiari sono cose essenziali, ma sono già dei passi ulteriori, nel senso che proprio bisogna rimparare a vivere, no? Ed è molto difficile, molto difficile. Sì. Sì, io ormai è quasi un ergastolo, è una passione infinita. Il carcere è un luogo veramente tremendo, però quando cominci a lavorarci dentro non ne puoi più fare a meno. Devo dire che io cerco di dare delle possibilità, di condividere le cose che so, gli strumenti, ma anche i detenuti ti danno tanto, cioè è uno scambio reciproco. Tanti progetti che avete nel carcere, in quali casi operate, e so che quest'anno è stato un po' complicato. Beh, quest'anno è stata una cosa complicatissima perché con la pandemia le carceri sono state chiuse, e quindi noi volontari o anche gli operatori delle associazioni e delle cooperative è un anno e mezzo che non entriamo più, il carcere è chiuso. Adesso con le vaccinazioni, sia da parte hanno vaccinato tutti i detenuti, operatori penitenziari e anche i volontari, e quindi si spera che con settembre si riesca a riprendere l'attività all'interno. Cosa troveremo dentro? Io sinceramente non lo so,
dalle informazioni che ho, troverò un carcere ancora più deprivato e quindi sarà veramente difficile ripartire. Io ultimamente lavoravo solo a San Vittore, però avevo contatti sia con Opera e con Bollate. Pensiamo, se ce la facciamo, siccome il progetto, questo primo che poi ve ne parlerà Corrado, è un progetto un po' più complesso, quindi di partire col carcere di Opera, dove i detenuti sono più stanziali e dove ci sono meno opportunità lavorative, come può essere nel carcere di Bollate. Insomma, Opera è un carcere difficile e quindi non sarà facile. Comunque noi siamo pieni di entusiasmo. Ecco qua. Renovazio. Renovazio latino. Cioè. Allora, che cos'è questo progetto e qual è l'obiettivo? L'obiettivo è molto ambizioso. E comunque sappiamo che abbiamo dei limiti che sono legati a alla possibilità di poterlo promuovere e alle risorse da poter impegnare. Però, come diceva Licia, Agesol nella sua seconda vita ha pensato di modificare il suo sistema di assistenza e di promozione. Prima si aiutavano direttamente gruppi di detenuti a fare della formazione, poi con delle borse lavoro avviarle all'impiego, e ne hanno avviati all'impiego quasi 800, per cui è stata sicuramente una storia molto importante e sicuramente significativa. Invece per quanto riguarda la nuova, diciamo, Agesol, visto che non siamo così tanti e i tempi sono fortemente cambiati, ci siamo specializzati nel creare strutturazione di progetti, per cui progettare quali possibilità possiamo applicare per raggiungere maggior numero di persone da aiutare. In questo caso il progetto Renovazio nasce da una anch'esso da riflessioni svolte da un gruppo di detenuti all'interno dell'istituto di pena, e si è cercato di capire quale poteva essere la soluzione per dare una possibilità di accesso al lavoro continuativa a tutte le persone che, non dimentichiamocelo, entrano tutti i giorni in carcere. Cioè, il carcere è un via vai continuo. Se poi pensiamo al carcere di lunga pena come quelli appunto di Opera, le persone poi rimangono anni, e quindi avere la possibilità di poter accedere a un percorso dove da una parte possono fare sperimentazione, dall'altra formazione e dall'altra magari avere reali possibilità di lavoro, questo è sicuramente riabilitante per loro, impiega la giornata e in qualche maniera ci si possono creare degli obiettivi, e poi soprattutto fa un servizio per la socialità. Ricordiamoci che il carcere, come dicevi prima, è all'interno del comune. Sì, no, in questo senso, dimentica, no? Cioè, fanno finta, c'è il carcere di Bollate, carcere di Opera, così non è Milano, sono e tutti fuori. A Milano. L'altro, diciamo, San Vittore, così non si sa bene dov'è, però effettivamente sono i carceri di Milano. Sono dei luoghi che vivono, pulsanti, e che racchiudono la molteplicità di persone che con più alta, chiamiamola, problematicità. E sono persone che, se non vengono aiutate, non vengono reinserite in un ambito magari diverso, anzi sicuramente diverso da quello dal quale provengono, probabilmente ritorneranno a fare quello che facevano prima. Oggi c'è il grosso problema che il carcere, dall'opinione pubblica, viene visto come il luogo che risolve il problema. Il carcere aumenta i problemi, così come è strutturato. Sì, il problema della recidiva, si diceva quello. So che però dove si interviene è quel problema delle distanze, giusto? Bollate è stata un'esperienza di successo, perché su quasi 1000 detenuti aveva avviato all'impiego più di 500. Questo prima della pandemia. Con la pandemia sappiamo che i numeri sono molto peggiorati. Quindi serve che la società civile si impegni a far comprendere che il carcere non è quel posto in cui dimenticarsi degli esseri umani che hanno sbagliato, ma possono essere aiutati a trovare una strada diversa da quella che può essere la mancanza di opportunità che li ha portati lì. Se volessimo dare una mano, cosa possiamo fare per aiutarli? Ma intanto devo dire che questo
No, intanto il fatto che oggi se ne parli è già una mano che ci date, mi pare utile già questo, no? Noi eravamo indecisi se parlarne già oggi, perché lo stiamo sistemando, lo stiamo affinando. Abbiamo già una serie di soggetti da coinvolgere, che vogliamo coinvolgere all'interno di questa strutturazione e di questo progetto, però insomma alla fine le risorse sono sempre limitate e tra le tante attività bisogna essere molto, cercare di fare in modo che il progetto sia il più completo possibile, e quindi per noi vi abbiamo dato un'anticipazione. Nel corso del tempo pubblicheremo gli aggiornamenti sulle varie fasi del progetto, e quindi ci permetteremo magari di... Al momento le cacce stanno cambiando, cioè, quando è che potrebbe finalmente ritornare dentro? Io penso di rientrare a settembre, cioè spero di rientrare a settembre. Qualcun altro è rientrato un po' prima, ma con progetti particolarmente strutturati, già finanziati dalla regione, così, e quindi dovevano per forza entrare, naturalmente con tutte le cautele del caso. Adesso che i detenuti sono vaccinati, la polizia penitenziaria è vaccinata, siamo vaccinati anche noi volontari. Tra l'altro devo dire che lo stesso carcere ci ha chiamato se volevamo essere vaccinati noi volontari, perché hanno il nostro elenco. Certamente, ma noi siamo un, diciamo, anche avete in mente la metafora della pentola a pressione, noi siamo la valvolina di sfogo, perché assolutamente perché è difficile passare tanto tempo in cella, anche se magari le celle sono aperte, però in questo periodo le celle erano chiuse, e comunque uno al massimo va avanti e indietro e si fa l'ora d'aria. Con le attività sia del volontariato ma anche la scuola, così non c'è solo un trascorrere meglio il tempo, e c'è modo di acquisire competenze ma anche scaricare i problemi, perché non è detto che si facciano solo cose importanti, magari un po' noiosine, no? Io che faccio che gli racconto gli strumenti del mercato del lavoro non sono il massimo, infatti facevo attività in contemporanea con lo yoga della risata e c'era più gente di là, sicuramente. E quindi non so, mio figlio faceva il cineforum, aveva grandi successi, tante persone, cioè si cerca di fare, piuttosto che laboratori di scrittura, si cerca di dare degli strumenti per reinserirsi, e anche dare dei momenti di socialità, un po' che uno non pensa solo alla sua storia. Io però direi che Corrado tu potresti anche un po' raccontare qualcosina, una chicca del progetto. Sì, diciamo che No, il progetto è un progetto articolato che prevede tre fasi principalmente. La prima è realizzare una sorta di incontro sempre aperto tra domanda e offerta, cioè le aziende verranno invitate, perlomeno quelle che ne hanno interesse, a poter accedere ad un database dove hanno a disposizione la possibilità di dire: stiamo cercando delle persone da avviare a fare, che ne so, l'elettricista, l'idraulico, piuttosto che il data entry, diciamo tutte quelle figure, se vogliamo, anche a non grandissimo valore aggiunto, ma che comunque possono essere riscontrate e trovate all'interno di un sistema come quello degli istituti di pena. E quindi è una sorta di matchmaking sempre aperto, dove da una parte le società sanno che possono rivolgere la loro istanza, e da quest'altra parte si prova a vedere quale tipo di correlazione si riesce a trovare. E, che sia sotto forma di un incontro annuale o che sia sotto forma di una sorta di portale, stiamo cercando di, per cui una cosa online sempre aperta, dove chiaramente mantenendo i soliti rispetto della privacy e delle normative necessarie, ci sia questa possibilità di, appunto, di accesso tra quello che potrebbe essere la domanda e l'offerta. Poi questo, comunque vorremmo fare un incontro annuale dove le aziende vengono a presentarsi, a dire quali sono le loro attività che,
che svolgono e che possono anche essere di interesse delle persone che stanno eseguendo una pena, per comprendere anche che c'è un altro mondo che non è legato esclusivamente a delle attività, chiamiamole, che non sono particolarmente legali, ma invece possono essere anche le più banali, ma che danno delle opportunità di serenità futura e di reintegro all'interno della socialità pieno. E poi l'altra idea è appunto quello di sponsorizzare una sorta di laboratorio in cui i detenuti possono, le persone, adesso poi vedremo in quale delle strutture si potrà fare, perché bisognerà sicuramente passare attraverso i vari direttori, le aree educative, che sono importantissime e che... No, ma non solo, ma il mondo degli istituti di pena è sempre generalizzato, perché tutti hanno in mente quello che vedono i film. Ecco, è completamente diverso. Ma sì, ognuno fa sé, sono dei posti completamente diversi e sono dei posti che hanno delle regole, devono avere delle regole, perché le regole sono alla base del percorso di ogni detenuto, ma sono anche necessarie, perché se non ci fossero sarebbe molto problematico. E quindi l'idea è di coinvolgere, di preparare appunto questo stato di progettazione. Poi abbiamo molti soggetti con i quali stiamo collaborando e stiamo parlando, per vedere di avviare questo laboratorio dove i detenuti possono dire: voglio inventare, che ne so, una tipologia di accessorio per l'arredo, piuttosto che fare dei lavori di elevata manualità nell'ambito appunto delle pelli, piuttosto che delle cornici, del restauro. Ci sono tante attività a valore aggiunto che possono essere interessanti e possono creare la differenza. Da questa parte, oltre al laboratorio, bisognerà lavorare anche sotto il punto di vista della formazione. Perfetto, allora siamo quasi in chiusura. Dateci le coordinate, però, per seguirvi, per sapere tutto quello che c'è da sapere, per sapere appunto poi come andrà avanti questo vostro progetto. Beh, noi abbiamo una pagina Facebook, quindi Agesol, e poi abbiamo un sito www.agesol.org e quindi potete seguirci lì per qualche novità, insomma, e poi magari ci metteremo anche in contatto con voi quando ci muoviamo. Lo speriamo anche noi. Finalmente ritornati, tornerete dentro le carceri a poter lavorare e dare poi queste persone. Magari anche voi un giorno potreste fare una trasmissione. Voi quando volete, sì, ci vorranno diversi permessi. Sì. Però noi siamo caparbi e riusciremo, abbiamo fatto anche un film, un documentario, è stato faticoso, però ce l'abbiamo fatta, e quindi per fare una trasmissione non registrata, certamente non in diretta, credo che potremo farcela. Grazie. 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 Tutta la squadra, che so che ci sono anche tanti altri che lavorano, diciamo, dietro le quinte per fare in modo che tutto questo sia possibile. Grazie. Grazie, grazie. Grazie anche a voi che ci avete seguito. Sto facendo impazzire la regia con il microfono oggi, lo so, chiedo scusa, cercheremo di capire dopo che cos'ha. Vi saluto. Vi do appuntamento a mercoledì, dove continueremo con le nostre incursioni esterne alla città di Milano, nel senso che andremo in esterna, in giro per la città. Allora, ne sapremo meglio mercoledì, quindi grazie mille a tutti per averci seguito, buona giornata, arrivederci.